Allora, inutile dire che è tornata l'ora di vincere, Sì, ma anche una settimana fa e anche due sarebbe stata l'ora, però siamo in un momento di difficoltà, lo sappiamo, non ci nascondiamo. Di certo non è che parlando che si risolvono le cose, ma solo lavorando sul campo, quindi così stiamo facendo. Lavorare qui allo stadio è totalmente diverso, e lavoriamo meglio, c'è più intensità, abbiamo più voglia, c'è entusiasmo, quindi sicuramente questo è un aiuto e una cosa più a nostro favore. te l'aspettavi un inserimento così difficile? Con la tua esperienza, cosa ti porta a ribaltare qua, a lasciare la No, Roma? mi aspettavo sicuramente un inserimento più facile, più veloce, perché poi quando arrivi gli ultimi giorni di mercato devi accelerare tantissime cose perché ci sono già i risultati. È normale che con i risultati a favore un inserimento è anche più facilitato, no? Con i risultati così che ci danno contro è tutto un po' più problematico, stiamo lavorando tanto. Sicuramente non sono contento, sono anzi abbastanza deluso del mio rendimento, però sono anche tranquillo perché so che sto lavorando bene e che prima o poi tornerò a fare quello che fortunatamente in questi anni ho fatto. Ultima domanda, poi mi taccio: da 0 a 100 il tuo livello di preparazione, che parte già a cui hai accennato, quanto lo vale? No, adesso devo dire che con i preparatori ho fatto un ottimo lavoro e quindi fisicamente mi sento bene, sono all'80-85%. Il problema è che in questo momento credo sia la testa che non stia nelle percentuali alte, quindi dovrò lavorare più sulla testa. Senti, si parla tanto di blocco mentale della squadra, ma anche proprio della società. Un periodo è chiaro che è immaginabile pensare, per esempio, che il reparto difensivo che l'anno scorso era, diciamo, battuto il record per quanto riguardava il minore incasso di reti in casa, adesso non sia più in grado di giocare. Va bene il salto di categoria, ma alla base della tua esperienza, che cosa si può fare per superare questi momenti Ma critici? ripeto, ci vuole autostima, convinzione in quello che si fa. Io noto molto che tutti, dal primo all'ultimo, appena ci va un episodio contro in gara, lo soffriamo più del dovuto e quindi ne capitano poi altri due o tre in maniera consecutiva. Quindi questa è una fragilità mentale che è dovuta semplicemente ai risultati. Non hai risultati e quindi sei un po' fragile, ci sono passato tantissime volte. Però la convinzione ti viene lì sul campo e noi stiamo lavorando per avere più convinzione di noi stessi che siamo ancora una squadra che può far bene, sicuramente non come le ultime due partite. Nei momenti critici è chiaro che poi si scrive anche un po' di tutto, perché quando poi specialmente ci sono i silenzi stampa diventa difficile avere informazioni di prima mano, è difficile anche per noi detti lavori lavorare. Si è letto in questi giorni di tutto, anche tipo bisogna vincere per l'allenatore, ma un vero professionista deve giocare per se stesso. No, il vero professionista deve giocare per la società, quindi la società fa parte dell'allenatore, fa parte dei compagni di squadra soprattutto e se stesso. Noi siamo professionisti e dobbiamo assolutamente scendere in campo e dare il meglio. Se il meglio oggi è 50, daremo 50, se speriamo fra un mese sarà 100, daremo 100. Di certo non si gioca per l'allenatore, che comunque noi tutti vogliamo, o per il presidente, ma si gioca per la Provercelli, per cercare di fare bene, perché con i risultati poi si sta bene tutti, allenatore, giocatori, presidente, direttore, Filippo. E quindi noi dobbiamo fare questo, dobbiamo scendere in campo e pensare per il bene della Provercelli.